Scatman's World. Siamo su MotoGP 13, modalità carriera. Allora ragazzi, ho letto dei messaggi, il comendone non fa le qualifiche. Ragazzi, l'ho spiegato 277 milioni di volte. Le qualifiche le faccio, ma sono una pippa gondolara obesa. Cioè, me ne viene bene una su 50 e purtroppo non ho tanto tempo per provare nelle gare, come si dice, nelle gare dove non sono, insomma, favorito. Tutto qua ragazzi, cioè io preferisco far così sinceramente, almeno ce la giochiamo, se no cioè se porto a casa sempre vittorio, comunque podio, terzo posto, primo posto, e no, è noioso dopo, è bello insomma andare avanti anche 100 video e portare a casa il mondiale con fatica, perché sennò veramente cioè mi annoio più che altro, io non amo vincere facile o comunque vincere sempre. Cioè, preferisco magari essere un po' più pippa, fare un po' figure di merda, però me la gioco di più. Allora, Zircone, le gare sfortunate passano. Zircone, può capitare che in alcune gare e con Flex, guardando la gara di oggi, le vedete cosa non andava. Erano per me i coglioni. Ok, calendario. Prossima gara, Laguna Grassa. Ok, Laguna Grassa. Oh, Red Bull, madonna, perché sto sponsor di merda? Ragazzi, accoglio la Red Bull per un semplice motivo. Perché, cioè, i bibitari non possono guidare in Formula 1. Punto e basta. Andiamo, reading trap, mani nel cast, email, team manager, ottavo posto, zoccoletta personale, vabbè, tanto solite storie, Twitter, José Raimondo Vianello, scende in pista e dimostra cosa sei capace, l'innominabile tre indizi, sole, cuore, amore, dammi tre parole, va bene, no ragazzi, non si tratta di vino, questo weekend curiamo Laguna Seca, Danielino Pedrosetto, oggi ho fatto un giro preliminare, Laguna Seca è già pieno di tifosi, bene. Andiamo a Laguna Seca, obiettivo, quinto, ragazzi, almeno quinto, qualificazioni disastrose. Diluvio a Laguna Seca, ultimo posto. Ragazzi, ho addirittura riavviato le qualifiche più volte per provare una qualifica un po' più decente. Niente da fare, ragazzi. Senza i punti di riferimento dei piloti in queste gare qua dove non sono favorito, non c'è niente da fare, ragazzi. Io sono più un gondolaro da Formula 1 che da MotoGP. Ragazzi, speriamo bene per la gara, non posso perdere altri punti, però Laguna Seca a partire da ultimi è veramente, veramente tosta. Vai ragazzi, Laguna obesa, dai come donna. Era veramente una situazione disperata in questa gara, che è una delle più difficili. Tracciato bagnato, ma noi proviamoci lo stesso. Anche le gare americane non sono proprio forti, a parte Indianapolis. Dai, come riusciamo a fare qualche punto almeno per i tifosi, non rompere il cazzo. Però non ho superato, mamma mia. Che domaroni, madonna del signor. Bravo comendone, ok. E chissà mi rimonta incredibilmente. Dai che il tracciato è corto, quindi possiamo fare il miracolo, sedicesimi. Dai, esca, arrivo fuori dei maroni, esca. Stiamo attenti al cava, fioioccio al cava. Mamma che rischio, mamma che rischio. Bravo comendone, brava Giovanna, brava. Dodicesimi ragazzi, dodicesimi a Laguna obesa, non ci credo. Dobbiamo riscattare la prestazione un po' così di del Sachsenring, dove il comendone si è proprio rimbambito nella sua gara. Bravo comendone, molto bene, dodicesimo posto, sono felicissimo. In una gara così complicata siamo partiti dall'ultima posizione. Andiamo pianino e tranquilli, che voglio fare punti. Incidente per Barbera, ah, mamma mia che rischio, undicesimi. Rischio comendiano. Dai che è più bella così la stagione ragazzi, combattute. Di vincere subito da Nappi, dai. Che è più bello soffrire cazzo, come in realtà. Se apre lo spritz maledetto, oh, quante scuse ha trovato il comendone per non dire che in realtà è un pippone. Apre lo spritz. Undicesimo posto, dai che va bene. Questa gara da ultimi undicesimi me lo godo. Ciao Aperol, ciao Aperol, ciao Aperol.
questa curva è pericolosissima, lo sappiamo che il cavatappo è una curva veramente bastarda. Bravo Comendone. Questa è la mia seconda gara a Laguna Seca in carriera dopo il primo anno in MotoGP dell'altro anno. Decimo posto, dovrebbero arrivare ottavi, cazzo, in obiettivo scuderia, vediamo. Una gara molto pulita finora, ecco, appena detto, adesso c'è la cagata. Eccola qua, infatti, la moto arancione. Ma perché non sto zitto, Dio Cristo? Mamma mia, che domaroni. Bravo, Comendone, bravo, bravo, bravo. Dai che posso recuperare altre posizioni in maniera incredibile e beffarda. Dai Comendone, una buona gara, cazzo, sono molto molto soddisfatto, non me l'aspettavo Laguna Seca. Dai che c'è Nicolino. Ciao Nicolino, ciao Nicolino, ciao Nicolino. Dai che ne possiamo superare ancora, dai Comendone che possiamo portare a casa punti importanti. Marquez ottavo, ragazzi. Difficoltà per Marchetto Marquez. Mamma mia che rischio, mamma mia che rischio. Perché c'è il cavacazzi, il cavacazzi. Occhio al cavacazzi. Dai, sorpasso al cavacazzi. Che sorpasso al cavacazzi, ragazzi. Che sorpasso al cavacazzi. Dai che volevo fare l'obiettivo quinto a posto, forse ce la faccio, dai. Calma Comendone, calma. C'è Brad Pitt. Dai l'obiettivo quinto a posto. No. Bravo Comendone, arriviamo quinti. Che l'obiettivo incredibile, andando tranquilli, pazzesco. Grande Comendone, il Comendone c'è. Grandissimo, grandissimo quinto posto. Sono felicissimo, Miguel Oliveira, grande Comenda. Stai guidando veramente forte, continua così. Stefano Brad Pitt, che gara con Veneziano oggi, anche se alla fine è arrivato davanti. Mi sono proprio divertito. Valentino Rossi, ciao ragazzi, visto che sporterate oggi, stavolta ho vinto io, ma vedete che Veneziano tornerà ancora più forte e carico. 1.337.000 fan, siamo vicini a 1.400.000 e si gode. Grande piazzamento e si stragode. Zoccoletta personale contenta e si stra-ri-rigode. Prossima gara mi pare India. Eh sì, prossima gara Indianapolis, possibilità importanti. Però devo fare sì. Beh, qua si devo fare belle qualificazioni se voglio vincere ancora Red Bull, basta, basta. Col mio pulmino di merda. Andiamo in Indianapolis. Reading Trap. Allora, Twitter, Daniela Romero. Io non ho paura di dire che vedendo con che grinta stai lavorando in Indianapolis arriverà un grande risultato, grazie cara. Nicolino Adi, correre Indy farà bene voglia di mettere la propria firma sul gradino più alto del podio. Brad Pitt, è bello arrivare a Indianapolis e vedere che tanta gente aspetta con impazienza di vederci girare. Grazie a tutti. Prego, vecchio. Aspetta, qua l'email che se no si incazzano se non leggo l'email. Obiettivo ottavo posto. Puttanone personale, ok. Raga, andiamo. Ragazzi, 13° posto in qualifica, no, malissimo, peccato per pochi, veramente per due decimi, una roba così, peccato però per la gara, ragazzi, voglio la vittoria, voglio la vittoria americana, punto. Ma ragazzi, la family di Indianapolis, tappa importantissima, la fattura di buon sponsor di merda, vai per Tori, gran premio di casa, gran premio americano, gran premio di Tori, anche sul suo vero gran premio, è quello del Texas forse. Bravo Comendone, voglio un inizio comendiano. Bravo, bel inizio. Fuori dalla bagarre, fuori dalla bagarre, ciao. Bravo. Siamo già al quinto posto. E in Napoli voglio vincere, non mi interessa niente. Vale da superare l'esterno, bravissimo Comendone. Mamma che rischio, mamma che rischio. Dai Rossi, però hai vinto tanto in carriera, lascia vincere la cosina del Comendone. Se Lorenzo un po' lungo, Lorenzone. Mamma che rischio, ennesimo rischio comendiano. Però non possono venirti così, cioè non la capisco sinceramente sta cosa. Mamma mia, ancora con Rossi, ancora a rischio. Troppi rischi ragazzi. Siamo già secondi però, e silenzio, e silenzio.
innominabile, maledetto innominabile Lorenzo. Crediamoci però, crediamoci. Bravo. Seconda posizione, Marchetto vola. Quanto forte è Marchetto, Marquez. Che fenomeno. Dai, ci stiamo avvicinando di brutto però adesso. Bravo. Della pure come indiano e si vola. Un giro ragazzi, tentiamo il miracolo, vai di final lap come indiano. Marquez veramente sta volando. Giro record di Marquez. Bravo, mamma mia che curva. E adesso gran calma, giro record di Veneziano intanto che risponde a Marquez. E Marquez contro sorpasso sul Comendone, mamma mia che duello Marquez Comendone per il primo posto in Indianapolis. E questa volta voglio vincere io però, cazzo. Incidente per Corti. Sportellate tra il Comendone e Marquez. Dai, Comendone, che cazzo è? Niente, è dura. È fortissimo, Marquez, è veramente fortissimo. Dai, proviamoci, almeno proviamoci. Dai, adesso. Grande, calma. Calma adesso, calma. Niente, non ci credo. Vabbè ragazzi, secondo posto va benissimo così. Marquez era più veloce oggi. Ottimo secondo posto come indiano. Terzo e quinto e terzo posto. E secondo posto. Un ottimo secondo posto ragazzi. Gli applausi del suo team sono veramente meritati. Grande Comendone. Terzo e secondo posto in questa stagione ragazzi. Non riesco a vincere però dai. Meglio rispetto all'altro anno, cazzo. Molto molto meglio. Dai che il prossimo anno è il nostro. Dai che il prossimo anno è il nostro. Email team manager. Grande piazzamento, si gode. Grande risultato. Twitterone 1.400.000 con Mark Marquez. Davvero complimenti a Veneziano, ha corso una gran gara, sì, concordo. Oh, profiterò, grandissimo commenda, continua così tra le preghe e soddisfazioni. Lorenzo Magnifico, ciao ragazzi, visto che la testa con Veneziano. Prossima gara in calendario, Brno. Mamma mia, poi c'è Silverstone e Misano. Mi viene già male a pensare al prossimo video, che palle. Soprattutto Misano. Questa è a Brno, dipende. A volte vado bene, a volte modificazioni insomma positive. Quindicesimo posto, non malissimo. Tracciato bagnato per Brno. Speriamo bene ragazzi. Nuovo, ho sfidato un nuovo pilota, Valentino Rossi. Ragazzi, io sono un erede di Valentino Rossi e quindi assolutamente devo prendere la sua moto per portare la Yamaha. Ragazzi, già due qualificazioni un po' più decenti. Tredicesimo, quindicesimo posto, possiamo fare benissimo anche a Brno. Dai ragazzi, buona stagione comunque finora, sono abbastanza soddisfatto, a parte qualche gara un po' così. Mamma mia, che entrata paurosa. Devo stare davanti a Rossi, Bautista se ne va, l'autista se ne va e si gode. Devo stare davanti al grande Vale, alla leggenda del motociclismo. Molto bene. Ottimo inizio anche a Brno. Perché poi ci sono due gare sfavorevoli, Silverstone e Misano. E Aragon invece un punto di domanda. Devo stare davanti a Rossi, porca mignottona. Oh, c'ho i nostri rischi col tracciato bagnato, mamma mia. Già quinto posto comunque, il Comendone c'è ragazzi, il Comendone c'è.
comunque pioggia in qualifica, ragazzi. Pioggia battente in qualifica. Peccato per avere delle gare dove proprio faccio cagare. Potevo giocarmela anche quest'anno per il podio. Bravo Comendone, molto molto bene. E siamo già secondi, ragazzi. Siamo già in seconda posizione, mamma quanto si gode. Siamo davanti a Vale Rossi che è terzo. Orso Comendone molto bene. Rossi si supera, Rossi sa, non vuole perdere il posto Rossi. Dai, basta stare davanti a Vale, dai. Grandissima, mamma mia che staccatona obesa. Giro record per Veneziano, è Veneziano in forma in questo momento. Grande Cume, vola Cume verso la gloria. Cerchiamo di mettere un po' di pressione a Lorenzo che non si sa mai, magari un errore, siamo primi. Bravo, Comendone, Comendone è primo ragazzi. Il Comenda in testa nel Gran Premio della Repubblica Ceca. Lorenzo va a fare in culo, che paura, Dio santo. Guarda che sorpassone che gli ho fatto a sto fio della mignotta, magnificone di merda. Ma quanto ho rischiato ragazzi, mamma mia. Colpa sua comunque. Che duello ma lui è la moto più veloce, c'è niente da fare. Io sono un gondolare, vado bene sulla, con il tracciato bagnato, dai. Mamma che duello quel magnifico. Mamma che duello quel magnifico. All'interno. Grande Comendone, mamma che duelli. Qui in Repubblica Ceca. Ogni tanto il Comendone tira fuori prestazioni incredibili. Adesso devo andare in fuga ragazzi, voglio questa vittoria. E adesso arriva il final lap Comendiano, però la gomma, attenzione, la gomma posteriore è messa un po' male. Prudenti ragazzi perché non voglio sprecare troppo la gomma, giro record di Veneziano comunque. Grande Comendone, la merito io sta qua però Bravo Comendone. Mamma mia che gara. 2 secondi e 3 ragazzi, incredibile. Può arrivare la seconda vittoria in carriera, dai, in MotoGP. Ho guidato veramente bene, che cazzo, ma questa la vinco, porca puttana. Basta scaravanzie, mi sono rotto i coglioni. La merito io, la vinco io, e che cazzo. Tre secondi di vantaggio su Lorenzo il Magnifico. Bella impresa ragazzi, finalmente. Finalmente una gara comendiana. Mamma mia che rischio alla fine. Sempre il brivido comunque. Grande Comendone. Non mi aspettavo una vittoria così. E finalmente il Comendone, ultima curva, ultima chicane, ultima vaffanculo. E il Comendone va a vincere il Gran Premio della Repubblica Ceca. Prima vittoria stagionale, vai Comendone! Winner! Perfetta, giustamente lui e la sua squadra si godono questi momenti che poi sono il frutto di tanto duro lavoro.
Grandissimo, come Andone, che secondo e che primo posto, ragazzi. E porca puttana, mi sono riscattato adesso, finalmente. Twitterone, allora, Sandro Maraducato, mitico commenda, gran gara, grande vittoria. Efren Vasquez, grande commenda, se mi trovi ad avere così forte, avremo ragione più per la MotoGP. TMS Liuti, grandissimo commenda, 1.400.000 e anche davanti a Vale, si gode. Grande piazzamento, manager personale, gran risultato. Buono, raga, andiamo a vedere i quotidiani. Scatto di Veneziano. Partenza difficile nel gruppo e vittoria in rimonta. Acclama il suo nome il pubblico e viene da piangere, ragazzi. Le prossime gare, Silverstone, Misano, Aragon. A Silverstone speriamo almeno in ottavo o settimo posto. Misano speriamo di finire la gara. E Aragon un punto interrogativo, posso arrivare primo come ultimo. Vediamo la classifica. Beh, quinti, 166 punti dal primo. Cazzo, grande comendone. Grande, grande comendone. Siamo vicini al podio, comunque 30 punti dal podio. Raga, un saluto dal comendone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtuber italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtuber italiano.